Buongiorno! Finalmente apriamo due blind box che non vedevo l'ora di aprire. Quella dei Minion è da un po' che ce l'ho a casa, però aspettavo che mi arrivasse quella di Frozen per fare un video un pochino più completo. E diciamo che non vedo l'ora di aprire quella di Frozen. E niente, andiamo a vedere un attimino come sono. Spostiamo questa un attimo. Allora, questa qua è della Funko, sono i Mystery, come si chiama? Mystery Minis del Cattivissimo Me 2. Sì, perché c'è questo qua che non mi ricordo assolutamente come si chiama. In questo istante ve lo dico già, ho un vuoto, a parte Gru, non mi ricordo il nome di nessun altro. Perfetto, è l'unicorno. Mi piacciono tutti. Da una parte spero di trovare o l'unicorno o il cagnolino. E niente, questo è vabbè, il sito della Funko. Questo qua è il sito per Cattivissimo Me 2. Questa è la confezione. L'ho comprato da Amazon. Non mi ricordo quanto l'ho pagato, sulle 8 euro mi sembra. Io direi di aprirlo, vediamo se riusciamo a farci male. Allora, non vorrei romperla perché quelle scatole qua. Vabbè, dentro troviamo il nostro. Oh, cos'è? 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 Dentro troviamo il nostro sacchettino nero. Dunque, a sentire così. Sembrerebbe questo. Il Minions quando diventano cattivo. Quando diventano cattivi. Vediamo. Un attimino, vediamo, vediamo, vediamo. Sì, ma che carino! No, ma è troppo bello! Sì, giustamente non va a fuoco. Dai, tesoro. Niente, questo telefono mi fa diventare matta. Bello. No! Al braccio rotto! Vabbè, nessun problema. Come sarà così? Com'è che è qua? Fa vedere. Sì, cicinin di colla. Un cicinin, come si dice da noi. Vabbè, un po' di colla e va a posto. Carino, mi piace. Qua c'è sotto un codice. Sì, non sia mai che metta fuoco, no? Scherzavo, volevo farvelo vedere il codicino. Eccolo, lo giriamo pianino. Sì, va bene, lasciamo stare. Bello comunque, carino. Grandezza, ecco il braccio che si è staccato, quattro dita della mia mano. Ok, questo. Veniamo a questo. L'ho aspettato. Tanto. Questo qua c'ha, dunque, questo qua l'ho ordinato da eBay e ci ha messo, dunque, questo qua arriva da un negozio dall'Inghilterra. Anche questo l'ho pagato sugli 8 euro. Fra tutto erano 6 sterline 99, mi sembra. Quindi con la spedizione siamo arrivati sugli 8 euro. La scatoletta è uguale, ci sono tutti i personaggi. Io, a sentirlo così, la mia paura è che ci sia dentro questo. Non dico quello che voglio perché tanto so che non lo becco. Ma sicuramente ci sarà dentro il troll. Ci scommetto. E andiamo ad aprire, così vediamo, ci togliamo subito il dubbio. Tanto il Minion si è sentito male. Eccolo qua.
questi penso che sempre da questo negozio inglese su eBay, adesso io veramente il nome non me lo ricordo perché non, sinceramente mi sa che non ho neanche guardato. Penso che ne prenderò ancora perché vabbè, Frozen mi piace tanto e sinceramente mi piacerebbe fare la collezione il più possibile. Tipico sacchetto. No. Allora, non è quello che volevo io. Vediamo. Ah. Oddio, mi sa di sì invece. Vediamo, vediamo, vediamo. No. Sa che è una Elsa. Vabbè, vediamo. Oh, oh, sì, è quella che volevo. No, non ci credo. No, non ci credo. È quella che volevo io. No, non l'ho detto per scaramanzia. A parte che il sacchetto era già aperto. No, vabbè, ma tanto la scatola era chiusa. No, cioè, no, no, non ci credo. Guardate com'è bella. No. È fantastica. Però, cavolo, che brutto. Oh, là. Oh, bella. Anche se non è proprio ugualissima all'immagine. Perché lei qua ha la faccina girata. Fa niente, è bella lo stesso, molto bella, mi piace davvero tanto. Comunque sì, penso che ne prenderò ancora, anche perché mi piacerebbe trovare almeno Elsa e un'Anna normale, un'Anna vestita col vestito o in legna, forza e coraggio, mi piacerebbe trovare Anna e Elsa, queste due qua, Sven, anche un Olaf. Sì, penso che ne ordinerò ancora qualcuno. Va bene, dopo essermi dilungata come sempre in 50.700 parole, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!